A tutti i video ascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Carocci, molto interessante, dal titolo Nel regno delle lettere, umanesimo e politica nel mezzogiorno aragonese, di Fulvio Delle Donne e Guido Cappelli, che sono nostri graditissimi ospiti, e io come sempre non rubo tempo ai nostri graditissimi ospiti e lascio la parola a Fulvio, che comincerà a parlarci di questo interessante volume. Prego, Fulvio. Grazie Maurizio, grazie a te, grazie Italia Medievale per la consueta ospitalità e gentilezza. Allora, comincio rapidamente con lo spiegare il volume, la struttura del volume e anche magari il titolo di questo volume, che faccio anche vedere, appena uscito. Allora, Nel regno delle lettere. Perché Nel regno delle lettere? Perché si parla di un periodo storico particolare, un periodo storico interessante che dura poco più di mezzo secolo, va dal 1442 al 1501, il periodo di regno degli aragonesi nell'Italia meridionale, nel regno di Napoli e di Sicilia, che in quel momento sono lì. Si tratta appunto di un regno in cui però si viene a trasformare del tutto la cultura, l'istituzione, la politica istituzionale, la politica anche amministrativa, il concetto stesso di Stato. Il regno delle lettere un po' fa anche l'occhiolino, no, all'espressione res publica litterarum, la repubblica delle lettere, e qui appunto però repubblica, res publica in latino non ha il significato della nostra repubblica, magari lo chiariremo forse durante questa chiacchierata, ma è il significato di Stato. Di Stato, così come era anche un regnum, così come era anche un imperium, come quello appunto che si viene a creare con l'età aragonese. Il volume è diviso in due parti, perché in effetti il regno aragonese di Napoli nell'Italia meridionale si divide in due momenti storici, in due significativi momenti storici. Il primo, che va dall'età di Alfonso, copre l'età di Alfonso, quindi dal 1442, quando conquista Napoli, fino alla morte 1458, e l'altra, che copre di fatto tutta l'età di Ferrante il figlio di Alfonso, Ferdinando detto Ferrante, e poi i suoi successori. Cambiano radicalmente le cose, perché la prima età, quella di Alfonso, possiamo dire è un'età eroica, è il momento eroico, quello in cui c'è la conquista, in cui c'è l'esaltazione, e poi c'è il momento di riflessione con l'età di Ferrante, soprattutto la riflessione. Nella prima età, quella eroica, ci sono stretti, più stretti contatti con la tradizione catalano-aragonese da cui derivava Alfonso il Magnanimo. Era della dinastia dei Trastamara, una dinastia castigliana poi insediata sul trono anche d'Aragona, della corona d'Aragona, ma appunto poi arriva in Italia e feconda le sue idee, feconda le sue tradizioni con quelle della punta più avanzata della politica, dell'ideologia, della cultura dell'epoca, che è l'umanesimo, e alla sua corte accoglie gli umanisti, ovvero gli intellettuali più illustri dell'epoca. Ecco, nella prima parte abbiamo detto è dedicata ad Alfonso. Il primo capitolo è dedicato appunto all'arrivo di Alfonso a Napoli, alle connessioni anche con la tradizione aragonese che porta a Napoli. La seconda parte è quella invece dedicata all'elemento più significativo, più caratterizzante di quest'epoca, ovvero la parte storiografica, la parte che è poi connessa anche con la celebrazione del sovrano, ma soprattutto poi con l'organizzazione del consenso. E questa è una parte particolarmente interessante di quest'epoca, un elemento particolarmente interessante che feconda, diciamo, tutta una serie di idee che poi avranno sviluppo fino ad oggi, possiamo dire, perché le connessioni, ecco, diciamo, le nostre idee di letteratura, le nostre idee di anche di politica culturale, eccetera, prendono spunto anche dall'osservazione
del mondo, no? Del mondo che ci circonda, e quindi cerchiamo anche di guardare al passato per comprendere anche il presente, ecco, un presente che è oltremodo complicato in questo momento. Ecco, allora, in questa parte, in questa seconda parte, quella dedicata all'astrografia, quella dedicata alla costruzione del consenso, ci si sofferma soprattutto su alcuni fenomeni di costruzione dell'astrografia che diventa un genere letterario nel vero senso della parola. Solo a partire da questo momento diventa un genere letterario, e proprio alla corte di Alfonso, e si costruisce attraverso le riflessioni di alcuni importantissimi umanisti, letterati, intellettuali dell'epoca. Faccio solo alcuni nomi che tutti conoscono, soprattutto uno, Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, che a tutti è noto, ma che a volte sfugge che appunto le sue idee vengono maturate anche alla corte di Alfonso, e vengono maturate anche proprio per creare consenso attorno alla figura di Alfonso, con strategie comunicative raffinatissime, davvero raffinate, che però sono basate su anche un'idea etica della politica, idee altissime, di altissimo valore etico e morale. Perché appunto Valla pensa che la scrittura della storia debba non solo ricercare la verità, così come era nella tradizione antica, ma debba anche poi offrire insegnamenti morali. Bisogna ricercare il vero a tutti i costi. A volte però quella ricerca del vero a tutti i costi finisce per essere poco proficuo, quella ricerca finisce per essere poco proficua, poco produttiva, e soprattutto poi ci possono essere degli scarti logici in quello che si viene fatto, perché la ricerca della verità, appunto, ecco, il vero non sempre va perseguito a tutti i costi. A volte il vero deve essere anche assimilabile al verosimile, se deve dare insegnamenti morali. Ovvero, se una cosa del passato deve dare degli insegnamenti validi universalmente, di fatto non è necessario raccontare tutti i dettagli. A volte è opportuno anche passare oltre i dettagli più scabrosi, dettagli che invece possono dare insegnamenti negativi. Ed è questa l'accusa che gli viene mossa in una polemica violentissima fatta da Bartolomeo con Bartolomeo Facio, l'accusa fatta da Bartolomeo Facio, grandissimo intellettuale dell'epoca, poco conosciuto, e accanto a Bartolomeo Facio da Antonio Beccadelli, detto il Panormita. Sono davvero i vertici della letteratura e dell'ideologia politica, soprattutto di quegli anni, perché letteratura e ideologia politica non sono mai sconnessi tra di loro. Ecco, la critica che muove Facio, Bartolomeo Facio, a Valla è proprio questa: se vuoi dire cose che siano davvero utili, moralmente utili, eticamente utili ai sudditi, alla collettività, alla popolazione, non devi dire tutto la verità, non è necessario raccontare anche i dettagli più insignificanti e scabrosi. Bisogna andare a selezionare le cose. Attenzione, questo è stato malamente interpretato, questa idea è stata malamente interpretata di solito come, e viene spesso malamente interpretata come, una volontaria alterazione della realtà, come una sorta di falsificazione della realtà. Attenzione, non si tratta di falsificare la realtà, si tratta di dare una positivizzazione morale alla realtà, per impartire appunto insegnamenti etici universali. Quindi bisogna, soprattutto se bisogna dare delle guide attraverso la storiografia, attraverso l'esempio del passato, bisogna mostrare lettori, e quindi ai sudditi, quali sono le virtù corrette da perseguire, quali sono le virtù che vanno celebrate, e non bisogna
dare la falsa idea che ci siano anche delle cose poco virtuose, dei vizi che invece devono essere seguiti. Bisogna seguire una logica etica fondamentale, importante, ecco, è l'etica che ci deve guidare, l'etica che deve guidare l'intellettuale e quindi l'intera popolazione. Ecco, allora, i sudditi, no? In questo caso specifico del regno, ecco, quindi le fondamenta dell'umanesimo monarchico, così come l'abbiamo battezzato, sono proprio queste, di fatto. Stiamo facendo una sorta di riscrittura del concetto stesso di umanesimo, di letteratura quattrocentesca, all'interno di questo centro studi europeo sull'umanesimo e rinascimento meridionale, Cesura, no? È un lavoro che stiamo facendo da alcuni anni. E stiamo appunto provando a ricostruire l'idea stessa di umanesimo e di rinascimento, perché che è basata proprio su questo, no? Sul ribaltamento, se vogliamo, anche sulla più corretta definizione di questi concetti di umanesimo e rinascimento, sul concetto stesso anche delle virtù umanistiche, delle virtù politiche, che non sono necessariamente ed esclusivamente quelle, diciamo, del cosiddetto umanesimo civile, che termine che appunto poi, come farà magari, come spiegherà meglio ancora Guido fra poco, sono termini, l'umanesimo civile in quanto tale, no? È un'espressione che può avere un significato anche solo molto parziale, magari, ecco, potremmo anche dire che è scorretta come affermazione, come espressione. Quello che conta sono le virtù politiche, le virtù che sono anche superiori a volte alla discendenza del sangue, basata sul sangue. Ed è proprio su questo, sul concetto delle virtù, sulla rielaborazione delle virtù, che si concentra tutta l'attenzione dell'età aragonese. Abbiamo detto nell'età di Alfonso tutto questo costituisce la fase eroica di costruzione anche del consenso. Più tardi passerà alla fase della riflessione e della trattazione teorica di questi concetti, di queste idee. Allora, le virtù, il sovrano deve possedere tutte le virtù, le possiede magari anche per tradizione familiare, per tradizione di sangue, però le deve dimostrare sempre, deve metterle in mostra, soprattutto le deve far accettare, ma soprattutto poi deve dimostrare, deve mettersi alla prova, deve mettere alla prova pubblica che quelle sono le vere virtù che consentono al sovrano di governare, che consente al sovrano di essere la guida dell'umanità, nel senso appunto di humanitas tradizionale, classica del termine, l'humanitas, ciò che fa proprio dell'uomo un essere umano. Ecco, ed è in questa fase, no, che appunto poi nell'ultima parte, nell'ultimo capitolo della prima parte, no, si cerca di indagare il passaggio verso una caratterizzazione imperiale del regno alfonsino, del regno aragonese, una caratterizzazione imperiale che è basata proprio sul passaggio, sul concetto stesso della virtù del sovrano, che è superiore addirittura alla tradizione del sangue. Il possesso delle virtù regge per tradizione antica, delle virtù imperiali per tradizione antica, permette di bypassare il sangue, permette di bypassare la tradizione, che tutto sommato era una tradizione barbarica, quella spagnola, quella iberica. Alfonso veniva da una stirpe di goti, no? Si sarebbe detto all'epoca, e invece lo bypassa per diventare il vero erede degli antichi imperatori romani, gli imperatores, che sono allo stesso tempo gli imperatori antichi come appunto Ottaviano Augusto, come Giulio Cesare, no? Che appunto all'epoca veniva considerato il primo imperatore, gli imperatori antichi, ma anche gli imperatores vittoriosi, vincitori, quelli che celebrano il trionfo. E appunto su questa doppia valenza del significato di imperatore, di imperatore, Alfonso basa
poggia le basi del suo potere con quello straordinario trionfo, il trionfo che celebra nel 1443, che poi è reso immortale sul portale del Castelnuovo, del cosiddetto Maschio Angioino, in realtà il Castelnuovo, il centro del potere di Alfonso. Ecco, quello è il culmine di questo momento di costruzione eroica, che però appunto poi finisce con Alfonso. Quando Alfonso muore, ovviamente la situazione cambia anche, devono cambiare anche i propri rapporti con la nobiltà del regno. Ma qui mi fermo e lascio la parola a Guido Cappelli, che invece parlerà proprio di questa seconda parte, di questa fase appunto di costruzione teorica importantissima che viene fatta alla corte aragonese di Napoli. Grazie, grazie. Ringrazio gli amici di Italia Medievale e Fulvio Delle Ronne, che è un carissimo amico e con cui stiamo lavorando da 30 anni, come dice la nota iniziale. E la prima cosa che mi piace fare è ricordare queste conversazioni irripetibili quando si ha 25 anni, 20, 30 anni. In macchina alle 2 di notte, ragionando sulla storia d'Occidente da Federico II a Erasmo da Rotterdam, insomma, in questo periodo in cui si è forgiata la storia dell'Occidente e l'articolazione dell'Europa, come poi l'abbiamo conosciuta e come la conosciamo, e come forse soltanto adesso cominciamo a vedere che è in crisi, cioè l'articolazione per stati interdipendenti e soprattutto per stati. È l'idea di stato che va sorgendo faticosamente in quei secoli del basso medioevo e della prima età moderna, che non a caso si chiama prima età moderna perché uno degli elementi della modernità è proprio la statualità, diciamo. Allora noi abbiamo provato a ricostruire, appunto, dopo anni di discussioni, di ricerche, di approfondimenti, la formazione, il laboratorio politico in cui si formano questi stati. E in particolare uno stato molto poco conosciuto sotto questo aspetto, molto poco riconosciuto sotto questo aspetto, che è lo stato aragonese dell'Italia meridionale, diciamo, con capitale Napoli. Fulvio Delle Ronne ha raccontato in modo egregio come si crea l'apparato del consenso, la legittimità è la questione, cioè la legittimazione di un potere politico attraverso il riconoscimento della popolazione, dei popoli, dei vari gruppi sociali che compongono una popolazione. Poi, per dirla, diciamo, in una formula veloce, questo è stato il fine dello Stato aragonese. La dinastia aragonese ha avuto, diciamo, l'intuizione straordinaria di captare movimenti profondi che si davano nell'Europa occidentale della fine del Medioevo verso l'instaurazione di uno Stato relativamente perequativo, legittimo, sovrano, nei modi aurorali in cui lo si poteva fare all'inizio della modernità. Allora, la seconda parte del libro approfondisce questi aspetti, diciamo. Se la prima parte dell'esperienza aragonese, appunto, che il professor Delle Ronne ha chiamato la fase eroica, perché la fase di fondazione di un governo delle popolazioni, la seconda parte è la parte della consolidazione, che viene dopo un momento traumatico, perché fra il primo e il secondo aragonese c'è una vera e propria guerra civile con interessi stranieri, con un pretendente francese, che in qualche modo costringe l'erede di Alfonso d'Aragona, che è il suo figlio illegittimo, Ferrante d'Aragona, a rilegittimare la propria sovranità, a rilegittimare lo Stato. Prima deve combattere per ereditare questo Stato contro sostanzialmente potenti forze centrifughe rappresentate dalla potente aristocrazia baronale meridionale, e poi quindi una volta vinto sul terreno militare, e vedremo che infatti l'aspetto militare ha una grande importanza nella teorizzazione,
una volta vinto sul piano militare, deve in qualche modo procedere alla rilegittimazione dello Stato, a una nuova forma di acquisizione del consenso attraverso il buon governo. Lui non è legittimato soltanto dalla discendenza di sangue, peraltro abbastanza dubbia sul piano legale, perché lui è un figlio legittimato, non è un figlio, è un figlio naturale che poi è stato legittimato, quindi è quello che si chiama un figlio bastardo di Alfonso d'Aragona. In Catalogna, per esempio, che era l'altra parte dei domini di Alfonso d'Aragona, lui non avrebbe potuto governare, proprio legalmente non avrebbe potuto governare, che non era possibile riconoscere come un erede la cui origine è naturale, di figlio naturale. Invece a Napoli lo può fare sull'accettazione dei parlamenti del regno, che già Alfonso aveva avuto l'intuizione di chiedere in maniera molto precoce, e quindi lui sul piano legale poteva, però queste insorgenti forze contrarie, centrifughe, baronali, si oppongono alla sua presa del potere. Quindi quando lui poi finalmente, verso il 1465, può prendere il potere e finalmente libero, diciamo, il campo è sgombro dalle forze che si oppongono, procede effettivamente a un forte movimento di rilegittimazione del regno, di acquisizione del consenso, e lo fa non più attraverso la propaganda della ricostruzione, i grandi simboli, i riti, le cerimonie, le ricostruzioni storiografiche, le grandi immagini, come aveva fatto Alfonso, che aveva infatti una mente propagandistica, diciamo, una mente rivolta verso l'idea di opinione pubblica molto, molto raffinata. Lui lo fa invece attraverso la promozione di una vera e propria teorizzazione della sovranità statale. Gli intellettuali che lavorano al servizio, la prima cosa che fa, e qua mi piace dirlo, è proprio quella di riunire un gruppo di intellettuali che oggi chiameremmo intellettuali organici, intellettuali che collaborano con lo Stato in maniera cosciente, legittimandone sul piano proprio della dottrina politica e il governo statale, appunto, legittimando l'azione di governo statale, attraverso la produzione di una serie di trattati, di opere, anche di orazioni, anche di opere storiografiche, se vogliamo, ma soprattutto di trattati teorici che teorizzano la sovranità statale nella sua fase nascente, diciamo così. A questo punto voglio far notare una cosa al lettore che è già stata detta all'inizio, ma che mi piace richiamare. Questo è un libro di alta divulgazione, in qualche modo, cioè è un libro che ha un potente apparato bibliografico alla fine, ma che non ha note interne al testo, diciamo così, che appoggia la ricostruzione complessiva, non soltanto per il lettore specialista o più versato in questi periodi storici, ma per qualunque persona colta, perché mira a ricostruire questa vicenda proprio come una storia, diciamo così. E infatti le note, per mantenere il necessario rigore storiografico, le note sono tutte alla fine del libro e sono costituite soltanto dai passi latini che legittimano quanto viene detto nel testo. I passi in latino del corpus storiografico e teorico-politico che noi abbiamo trattato, che studiamo da tanti anni, vengono messi alla fine, e invece nel testo i passi vengono tradotti, parafrasati e quindi presentati in un modo accessibile a qualunque persona colta abbia interesse per la formazione dell'idea di sovranità in Europa, perché quello è un saggio di come si forma l'idea di sovranità statale in uno Stato europeo, in uno Stato nascente naturalmente europeo. Quindi non bisogna pensare a Stati raffinatissimi, complessi, super ramificati e di massimo controllo come quelli di adesso, ma di una serie di caratteristiche statali, di accentramento, di razionalità, di burocrazia, di produzione amministrativa, di produzione del consenso, tutta questa serie di cose, di impersonalità anche dello Stato, di un relativo controllo anche fiscale e relativo controllo sulla vita militare anche, e che configurano, diciamo, i caratteri essenziali, diciamo così, dello Stato moderno. Tutto questo si ritrova nello Stato aragonese, decodificando naturalmente le forme in cui si sono espresse storicamente queste tensioni, queste pulsioni alla sovranità, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. In qualche modo ci vuole un piccolo sforzo per comprendere la storia, ci vuole un piccolo sforzo di immaginazione. Cioè noi dobbiamo anche un po' vederli questi periodi, queste epoche, questi stati, vederli
Vederli in che senso? Per esempio, evocare l'immagine del re in trono. L'immagine del re in trono, l'immagine della famiglia reale osservata dallo sguardo del popolo riunito in tutte le sue varietà sociali, dall'aristocrazia più alta al popolino, e il re che incede con la famiglia per poi collocarsi in alto alla visibilità di tutte, è un'immagine dal potentissimo valore simbolico, perché rimanda all'idea che l'operato del sovrano è sempre visibile e trasparente. Naturalmente nella realtà non era sempre così, però è una precisa idea di rapporto di visibilità, di visione, quindi di controllo e anche di protezione che il corpo sociale ha verso il sovrano. Il sovrano è sempre visibile, è sempre visto. E noi ce la dobbiamo immaginare questa idea, così come dobbiamo immaginare questi intellettuali della corte che girano, gravitano intorno alla corte aragonese e che elaborano queste idee di sovranità, di obbedienza, anche di repressione del dissenso, di organizzazione del consenso, tutti questi intellettuali che in qualche modo vivono un fervente scambio di idee, dove è gravitando intorno alla biblioteca aragonese. Anche lì possiamo usare la nostra immaginazione per completare il quadro storico. No? Nelle sale di Castelnuovo a Napoli, con la vista sul mare, su questo castello straordinario a metà fra il palazzo rinascimentale e la fortezza militare medievale, dentro è ospitata una straordinaria biblioteca, una delle biblioteche, delle prime biblioteche pubbliche d'Europa e una delle biblioteche più ricche della cristianità in quel momento, voluta dal potere politico, voluta interamente dal potere politico, prima da Alfonso d'Aragona, lungimirantissimo, e poi da suo figlio Ferrante, che poi, come stiamo dicendo, dà una torsione imprime all'intellettualità napoletana, alla dottrina, alla intellettualità napoletana, una torsione dottrinale, un approfondimento sul piano teorico. È perciò che possiamo capirlo intorno al concetto di sovranità, ed è per questo che possiamo comprendere sempre meglio questa idea che è alla base di tutto il libro e di tutta l'operazione che facciamo delle donne e io, l'idea di umanesimo monarchico. È un'idea profondamente provocatoria per un settore degli studi di adesso, perché una tradizione di pensiero un pochino ideologica in qualche modo ha sempre fatto coincidere l'umanesimo con la Repubblica, con il repubblicanesimo, con l'umanesimo civico, come se l'essenza civica dell'individuo, come se l'essere civili, l'essere civici, fosse qualcosa di legato all'idea di Repubblica. Un'idea tra l'altro molto anacronistica, perché Repubblica per noi non vuol dire quello che voleva dire, come ha già detto, delle donne, come è quello che voleva dire per i popoli della fine del Medioevo e dell'inizio dell'età moderna. Le cose sono andate in una maniera molto diversa, perché invece una grande intellettualità umanistica, cioè basata proprio sugli studi humanitatis, sull'idea dell'umano, e gira intorno alle grandi corti principesche, non intorno necessariamente intorno alla Repubblica, alle grandi corti principesche d'Europa. L'idea di Stato, che nel fondo è un'idea perequativa, un'idea che tende a creare il popolo come un insieme che si relaziona con un governo che deve dare conto in qualche modo, sia pure in un modo morale, tutto questo non è per nulla esclusivo delle repubbliche, così come l'umanesimo come insieme di saperi letterari e filosofici non è esclusivo delle repubbliche, è qualche cosa che può effettivamente configurare un regno delle lettere. È perciò che, come ha detto Fulvio de Leon, lo abbiamo chiamato proprio nel regno delle lettere, perché la res publica letterarum nella realtà era molto facilmente un regnum letterarum, perché intorno a questi regni si andavano costruendo queste idee politiche che in qualche modo hanno seminato poi l'idea di sovranità statale. Andiamo rapidamente quindi a illustrare qualcuna di queste idee, no? La prima cosa che possiamo tenere in conto, che è la cosa principale, e pensare alla prima grande formulazione della sovranità statale, che è dell'impero romano. No? La sovranità imperiale romana è un po' il modello di che cos'è la sovranità dello Stato, quelle che poi tanti secoli dopo gli stati europei come quello aragonese riprenderanno e vanno nella grande raccolta di leggi del tardo impero romano, il cosiddetto digesto, no? Che raccoglie tutte le leggi dell'epoca romana e le rifonde insieme in un grande codice. Questo è il famoso digesto voluto dall'imperatore bizantino Giustiniano. Ora, il primo articolo del digesto parla di che cos'è la maestà imperiale, e in qualche modo è un modello
di maestà, cioè appunto di sovranità statale. E che cosa dice il primo articolo di tutti del Digesto, fissando la sovranità imperiale? Che la sovranità imperiale è fatta di armi e leggi, è fatta dalla forza della legge, quindi l'ordinamento razionale della società, e dalla forza vera e propria che serve a difendere quell'ordinamento, quindi arma et leges. E intorno a che cosa gira la costruzione dell'idea di sovranità matura dell'umanesimo monarchico del regno di Napoli aragonese? Gira proprio intorno a queste due grandi idee. Una grande rifondazione legale in cui lo Stato piano piano, con grande difficoltà, in mezzo a mille contraddizioni, si riappropria delle leve della legislazione. Nel Medioevo le leggi le facevano un po' tutti, le giurisdizioni erano frammentate, c'era quello che conosciamo, diciamo, vulgatamente come il feudalesimo. Lo Stato aragonese cerca piano piano di reimpossessarsi, forse per la prima volta appunto il primo movimento in questa direzione lo fece forse proprio Federico II qualche secolo prima, cerca di reimpossessarsi in una maniera sistematica, razionale, delle leve della legislazione, cerca di far dipendere tutta la giurisdizione frammentata feudale da un centro, perciò si parla di razionalizzazione e centralizzazione, che sarebbe proprio quello della capitale, della dinastia, della sovranità aragonese. In qualche modo loro concepiscono, e questo si riflette perfettamente nella teoria politica degli aragonesi, concepiscono la sovranità come il corpo del popolo, dei sudditi, tutti quanti uguali sotto questo aspetto, malgrado le enormi differenze di classe e di ceti che ci sono in quel momento, tutti però livellati davanti alla centralità sovrana, e in qualche modo, sia pure nei modi. Quindi la tendenza, non dobbiamo pensare che naturalmente realizzano uno Stato come se fosse quello di adesso, naturalmente, è una tendenza con fortissime resistenze, perché naturalmente i feudatari titolari della giurisdizione non sono d'accordo, e quindi ci sono, tant'è che faranno addirittura poi una congiura, cioè cercheranno di scatenare un'altra guerra civile 20 anni dopo, negli anni 80. Quindi ci sono delle resistenze, e quanto maggiori sono le resistenze, tanto più profonda è l'elaborazione della dottrina degli intellettuali organici aragonesi, il primo dei quali, finora non abbiamo quasi fatto nomi, e il professor De Leon ha nominato Valla e qualcun altro, allora il principale dei capofila dei teorici del mondo aragonese si chiama Giovanni Pontano, ed è stato uno dei maggiori umanisti del 400 e certamente uno dei teorici della politica più impegnati in una serie di opere. Le due più importanti sono l'opera sul principe, il De Principe, e l'opera sull'obbedienza, il De Obbedienza, dove lui fissa la struttura della società, una struttura gerarchica, la possiamo chiamare organicista, cioè simile all'idea di un corpo umano in cui ciascuna parte ha una funzione precisa assegnatale, e quindi diciamo di tipo organico, un'antica metafora quella dell'organicismo antico, in cui lui immagina per l'appunto uno Stato sovrano costruito quasi come un corpo in cui i vari settori sociali cooperano per raggiungere un'armonia, diciamo, un'armonia politica e un'armonia sociale. E quindi questo comporta tutta una serie di studi, sia che loro fanno dottrinali, sia sul piano economico per razionalizzare l'economia e centralizzarla, sia sul piano militare rispondendo ad azioni politiche vere e proprie intraprese dalla dinastia di unificazione dell'esercito, tentativo di creare un esercito demaniale, cioè un esercito statale, non direttamente mercenario, non affidato a condottieri stranieri, ma interno al regno. Quindi, come si vede, armi, leggi, ma anche fisco, ma anche economie, creano una teoria della repressione sociale, cioè della ribellione. Chi è che si ribella? Le prime teorie della ribellione, questo è un dato molto interessante, che vengono create come teorie della ribellione allo Stato, non da parte delle masse dei contadini, dei poveracci, ma da parte dell'aristocrazia. Chi fa paura allo Stato sono i potenti. Questa è una lezione che vale per ieri, che nasce con lo Stato e vale anche per oggi. Sono i potenti, sono i gruppi feudali verso cui si orienta lo sforzo di teorizzazione della repressione della ribellione. Gli Stati non temono tanto la ribellione del popolo quanto la ribellione dell'aristocratico, perché l'aristocratico ha degli eserciti ed è potente. Ecco, noi seguiamo questa storia dottrinale, che è una storia del pensiero, perché è una storia della dottrina, quindi delle teorie scritte, ma che è anche una storia pratica, perché queste teorie poi vengono più o meno
nei modi in cui la realtà lo permette, adottate però dai dinasti, dai re, dai sovrani. E quindi c'è una collaborazione, una sinergia che, guardate, poche volte nella storia dell'Occidente si è data, forse ai tempi dell'enciclopédie francese, dell'illuminismo, forse degli stati, dei sovrani illuminati del Settecento, perché la collaborazione fra intellettuali e potere politico, una sinergia che per alcuni, per almeno per mezzo secolo, ha funzionato in un modo straordinario. Noi seguiamo questa storia dottrinale e fattuale insieme fino alla fine, fino a dopo la fine, perché anche dopo la caduta del Regno Aragonese abbiamo rilevato che questo insieme di dottrine così affascinanti, così interessanti per la creazione dello Stato, che si diffonderanno attraverso le opere del Pontano, ma anche di altri autori come il Patrizzi, Francesco Patrizzi, che da Siena, che scrive un tomo gigantesco sul regno, sulla teoria del regno e sul comportamento del sovrano. Questi testi si diffonderanno per tutta Europa per tutta l'Europa del Cinquecento, saranno il modello, arriveranno fino a Hobbes nel Seicento, saranno il modello di tantissimi pensatori politici. Abbiamo potuto scoprire, per esempio, questa è una chicca che dico qua, è la prima volta che lo dico, e che c'è un passo intero di Botero, del grande teorico della ragione di Stato, è copiato parola per parola dal De Obbedienza di Pontano, senza dirlo, proprio un plagio totale, sono 3-4 pagine identiche che lui prende di peso la dobbenezza, per questo solamente per far capire quanta proiezione ha lo studio, questo studio dottrinale. E quindi noi abbiamo visto anche nell'ultimo capitolo, appunto, oltre il regno, cioè come anche dopo la fine della straordinaria esperienza di autonomia aragonese, che è l'ultima volta che il regno di Napoli è stato autonomo fino a Carlo III di Borbone, quindi per secoli e secoli, dopo Napoli, dopo gli aragonesi, è stata, non dirò una colonia, ma comunque una provincia, di un impero che era dell'impero spagnolo. Ebbene, anche nell'epoca imperiale, quasi nel primo secolo, insomma, almeno nel primo mezzo secolo di epoca imperiale spagnola, nel Cinquecento, le teorie politiche degli umanisti vengono riadattate e gli intellettuali del Cinquecento cercano di riadattarle e riutilizzarle per riproporre un nuovo ruolo di Napoli all'interno dell'impero. Non è più il regno orgoglioso, autonomo, aragonese, ma le teorie continuano a funzionare, o almeno gli intellettuali cercano di farle ancora funzionare, magari facendole interagire con le idee di Machiavelli, che nel frattempo, già dagli anni 20, il Regno di Napoli, questa è un'altra cosa che pochi sanno, il Regno di Napoli è fra i primi ricettori del principe di Machiavelli, quando ancora non è stampato, già certamente nel Regno sono penetrate alcune delle sue idee, e magari interagendo fra le nuove idee di Machiavelli e la teoria umanistica più prestigiosa, più consolidata, che era proprio del Regno di Napoli, una storia che veramente io posso dire con grande orgoglio che fino alla nostra generazione la storia dottrinale, la grande teoria dello Stato aragonese del Regno di Napoli non era nota, erano noti piccoli frammenti, qualche spunto, ma nella sua importanza teorica, nel fatto di essere poi diventata a sua volta modello di altre teorie della sovranità, essere penetrata nei cromosomi del pensiero politico europeo lungo tutto il Cinquecento, cioè proprio nella modernità, questo non era noto fino alla nostra generazione di studiosi, non dirò uno in particolare perché siamo tanti che abbiamo fatto questo e siamo anche riuniti in un'associazione che funziona, a differenza della maggior parte delle associazioni di carattere intellettuale e culturale, benissimo, in maniera molto, diciamo, amichevole e molto sinergica, perché aggrediamo, diciamo, il problema intellettuale dell'epoca aragonese da moltissimi punti di vista, da quello artistico a quello filologico, a quello linguistico, a quello per l'appunto dottrinale che ci interessa. E quindi l'epilogo è questo, in realtà è un circolo, non è un caso e non è un gioco retorico che il prologo si chiama La letteratura politica, la politica della letteratura, e l'epilogo si chiama La politica della letteratura, la letteratura politica. Perché? Perché infatti alla fine la letteratura nella seconda fase, sempre di più del mondo aragonese, diventa proprio una politica della letteratura, diventa preminente, diciamo, sulla letteratura. Quindi il circolo che era nato con la letteratura che produceva politica, in qualche modo si chiude con una politica che ingloba letteratura e quasi coincide il pensiero politico con la letteratura aragonese. Quindi si chiude un circolo che non è soltanto un gioco di parole. E io credo che con questa idea possiamo
posso dare per concluso, diciamo, il mio intervento, tornando a ringraziare sia gli amici di Italia Medievale, sia il professor De Leon, con cui poi voglio dire adesso a chiusura della cosa, senza il quale il libro non sarebbe mai uscito, perché se aspettavate a me che facevo tutti gli accordi, tutta la preparazione, che parlavo con gli editori, che facevamo l'indice, che si cominciava a fare, e anche il pungolare il compagno, perché quando De Leon già aveva finito la sua parte, io stavo appena cominciando la mia. E quindi se De Leon non mi avesse preso a scaffilate come mi merito, il libro non sarebbe uscito. Quindi questo lo dobbiamo dire, perché è frutto del lavoro di tutti e due, ma uno un poco più dell'altro. Quindi, e con questo ringrazio e saluto. È un tema molto interessante, molto molto interessante, e anche svolto in maniera alquanto esaustiva per quello che si è potuto capire da questa videopresentazione, ma il consiglio ovviamente è quello di acquistare il libro e di andarselo a leggere, perché merita. E quindi io ricordo il titolo: Nel regno delle lettere, umanesimo e politica nel mezzogiorno aragonese, di Fulvio Delle Donne e Guido Cappelli, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere nostri ospiti, appena pubblicato da Carocci. Quindi io vi ringrazio veramente tanto di averci portato dentro il cuore del mondo aragonese napoletano, ma non solo, ovviamente. Diciamo che quello era il perno di un universo molto più complesso, e spero di poter un giorno avere il piacere di fare qualcosa di bello anche in presenza. Prima o poi lo faremo, e quando questa pandemia ci abbandonerà. Grazie ancora a tutti. Grazie. E alla grazie. Prossima. Grazie. Che ciascuna bel fantasia pretesa, se a questo se lo restavo tolto il cuore, ti vendissi con gran pereza, quelle piccole che chiama tanto onore, per allegrezza del